Ed eccoci ancora qua. Andiamo avanti con il programma dei Chinlook. In questo momento vedremo il Chinlook numero 4. Questo sicuramente è per pochi, pochissimi l'hanno già fatto. Chi pratica da più anni l'ha visto, tutti quelli nuovi di quest'anno, ma anche nei primi due anni, non hanno ancora fatto il Chinlook numero 4, molto probabilmente. Allora, questo non è un Chinlook difficile, soltanto dovrete applicarvi molto nell'allenare i calci, perché sono solo esclusivamente tre tecniche di calcio. Allora, sono tre tecniche di calcio, ma con lo stesso calcio, ovvero si tira il dad-up in tutte e tre le occasioni, ma è un dad-up tirato in tre modi differenti. Allora, come andremo a vedere nel video, come al solito, che scorrerà qua accanto a noi, il primo dad-up è d'anticipo. Cosa vuol dire d'anticipo? Spiegato magari più volte, lo rispieghiamo. Il calcio d'anticipo sono quei calci che si eseguono sul posto con la gamba che abbiamo in avanti. Servono per anticipare l'avversario. Quindi si esegue il dad-up sinistro in anticipo, si richiama, si appoggia al piede a terra, si andrà a eseguire un dad-up con il passo. Il passo si esegue portando la gamba destra dietro la sinistra in modo che la sinistra possa caricare e calciare. Una volta calciato con la gamba sinistra si deve riappoggiare il piede a terra e questa volta il piede dovrà essere posizionato in modo tale da poter calciare adesso con la gamba dietro. E si tira un dad-up di gamba dietro, quindi si carica il calcio, si porta su bene il ginocchio, ci si gira di lato per calciare di gamba destra questa volta. Ok? Quindi abbiamo tre dad-up anticipo sinistro, con il passo sinistro e di gamba dietro, con la gamba destra. E si scende in guardia ed è terminato il Chinlook. Spero sia chiaro, lo vedremo anche questo nelle prossime lezioni online, quindi vi lascio ripassare, guardatelo bene e attentamente e mi raccomando, se avete qualche dubbio scrivetemi, mandatemi messaggi tramite i vostri genitori, in qualsiasi modo, e io farò in modo di rispondere alle vostre domande. Buona giornata!